Come ultima parte, facciamo un esercizio su queste cose e vi faccio vedere come si può cominciare a farle. Sì, facciamo l'iperbole riferita agli asintoti. Allora, ovviamente, domanda che ho fatto. Quelle che ho fatto prima, ovviamente, sono iperboli riferite agli asintoti con centro d'origine. Perché esistono anche quelle che sono centrate, come le ellissi. Ok, quindi poi un esercizio sarà poi sul completamento del quadrato simile a quello dell'ellisse. Comunque cominciamo con quelle con centro l'origine. Esercizio. X alla seconda, anzi facciamo così, così facciamo un ripasso. X alla 9x alla seconda meno y alla seconda uguale a 3. E uno dice, questo è un'iperbole. Io direi bravo. Allora, perché? Intanto abbiamo x alla seconda, y alla seconda, e tra di loro c'è un meno. Allora, non abbiamo mai visto una roba del genere, no? Perché con le circonferenze e le ellissi, tra di loro c'erano o due più, o se c'erano due meno, cambiando il segno, veniva più. Non erano mai discordi. Allora, se sono discordi, è un'iperbole. Ovviamente, però, non è scritta nella cosa che vogliamo noi, no? Bisogna far sempre un caso. Quindi... Esatto, vogliamo l'1 a destra e vogliamo e non vogliamo dei numeri davanti a x alla seconda e y alla seconda, quindi dividiamo per 3 ovunque, 3, 3 e 3, questa è la prima mossa da fare, e 3 diviso 3 fa infatti 1, così intanto abbiamo l'unità. Poi dividiamo per 9, attenzione, beh, sì, uno potrebbe dividere, oppure potrebbe semplificare il 9 col 3, sì. Oppure dividiamo per 9, dividiamo per 9, sì. E viene un terzo. Sì, ok, però è comodo perché così non abbiamo numeri sopra, e quindi questo diventa 3 noni, lo semplifico e diventa un terzo. Allora, quindi possiamo scrivere quanto fa A e B, no? Perché la quantità che adesso coloro in rosa a quanto equivale? Ad A alla seconda, mentre quella che adesso coloro in, sempre in rosa perché è un evidenziatore, invece è B alla seconda. Quindi andiamo subito a scriverlo, nel senso che A quanto vale quindi? La radice di un terzo, che poi il buon Matteo mi dirà più o meno quanto fa. E invece B farà la radice di 3. Allora, la radice di un terzo... 0,57. Ok, ci servirà solo per la parte grafica, le approssimazioni. Non per calcolare, ad esempio, il fuoco. Invece 1,7. La radice di 3. Cioè ci servirebbe anche per calcolare, perché dobbiamo sapere qual è il problema. Allora, come si fa a capire? Qui non c'entra tanto che è più grande che più piccola. C'entra se l'iperbole è quella che vive a sinistra e a destra, quindi era della famiglia del video precedente, che appunto viveva solo a sinistra e a destra, oppure è quella che viveva in alto o in basso. Com'è fatta questa qua? Cioè si riconosce al volo, come è fatta? Sull'orizzontale. È quella che vive sull'orizzontale. Allora, se qualcuno ha dei problemi per capirlo, lo spieghiamo un secondo. Prima però troviamo le cose che sono in comune, quindi troviamo gli asintoti. Allora, gli asintoti hanno come equazione y uguale a più o meno b diviso a. Quindi cosa viene? Ah, scusate, b diviso a per x ovviamente. Quindi, mettendoci, facendo i calcoli, cosa viene? B quanto fa? B fa radice di 3.
fratto la radice di un terzo, che sembra una cosa molto complicata, ma questa cosa, sì, ma questa cosa se uno si, a parte che uno può usare la calcolatrice per farlo bene, questa cosa fa 3. Perché verrebbe radice di 3 fratto 1 fratto radice di 3, radice di 3 sale, viene radice di 3 per radice di 3, che fa 3. Comunque voi avete la calcolatrice. Quindi fidatevi che gli asintoti sono y uguale a più o meno 3x. Questi sono i due asintoti. B diviso A. Cambiamo pagina. Quindi riassumiamo. Abbiamo A che fa la radice di un terzo. Ok, quindi A alla seconda fa un terzo. Ma perché più o meno fa x? Ok, adesso vi faccio vedere. B fa, anzi, B è uguale a radice di un terzo e B è uguale a radice di 3. Quindi B quadro fa 3. L'asintoto, Roberto, per definizione ha y uguale a più o meno b su a per x. Quindi in questo caso i due asintoti sono più o meno 3x, cioè sono due rette, y uguale a 3x e y uguale a meno 3x, una che vive nel primo e nel terzo e una che vive nel secondo e nel quarto. Sì, uno con m è positivo e uno con n è negativo. Veniva radice di 3 fratto la radice di un terzo. Sì, e ben detto che se tu no, le radici non si semplificano. Sostanzialmente la radice sale su e diventa la radice di 3 per la radice di 3 che fa 3. Comunque se tu fai i calcoli, poi li proverai a fare, viene. Quindi qui ci fidiamo un secondo, ma tanto lo fate con la calcolatrice. Allora, disegniamo gli asintoti. Sappiamo disegnare y uguale a 3x? Spero di sì. Sappiamo disegnare gli asintoti? Y uguale a 3x? Spero di sì. Prendiamo ad esempio sempre come l'unità due quadretti. Allora devo disegnare y uguale a 3x. Beh, ad esempio se x fa 1, y fa 3. Se x fa meno 1, meno 3. Allora, in realtà ci basterebbero questi due punti, no? Perché poi in 0 fa in 0, e quindi possiamo tranquillamente disegnare il primo. Asintoti. I punti sono 1, 3, meno 1, meno 3, 0, 0. Come sarà fatto secondo voi ragazzi l'altro asintoto? È simmetrico a questo qua. Cioè uno potrebbe prendere i punti ma scoprirà che fa in meno 1 farà 3 e in 1 farà meno 3. Comunque sapere disegnare le rette, E siamo, non dico già avanti, ma abbastanza avanti. Ora, guardando l'equazione che ve la scrivo qui sotto, era x alla seconda fratto un terzo? Sì. Meno y alla seconda fratto 3. Y alla seconda fratto 3? Uguale a 1. Uguale a 1. Questa qui, ed è una domanda, è una risposta che a cui rispondo alla domanda di Aaron. Vive a destra e a sinistra o in alto e in basso? Come si fa a vedere? Destra e sinistra dipende dall'uno di là. Allora, a parte che se uno si ricorda a memoria, dice vabbè, ho più, meno, più, che è la configurazione sinistra-destra. Mentre più, meno è la configurazione alto-basso. Però, visto che io cerco di farvi ricordare le cose a memoria il meno possibile, come si fa a capire?
Allora, è l'idea di prima, ragazzi. Cerco intersezioni con l'asse delle x. Le intersezioni con l'asse delle x, che equazione hanno? Se vado a cercare px, y uguale a 0. Allora, se in questa qui, se nell'equazione dell'iperbole metto y uguale a 0, cosa viene? E lo facciamo, eh? Viene x alla seconda fratto un terzo uguale a 1. Poi cosa faccio? Moltiplico di qua e di là per un terzo. Così viene? X alla seconda uguale a un terzo. Qualcuno mi sa dire cosa vengono le due soluzioni? Spero di sì. X uguale a più o meno le binomie la radice di un terzo. Abbiamo quindi trovato i due vertici reali che sono a più o meno radice di un terzo. Cioè qui di px ne ho due. Uno a meno radice di un terzo e uno a più radice di un terzo. Quindi dove vivono? Sull'asse delle x. Allora più o meno radice di un terzo fa 0,57. Quindi praticamente in questo disegno è un quadretto, perché l'unità sono due, quindi vive praticamente qui e vive. Questi, ragazzi, sono i due vertici. Da qui parte tutto. Quindi possiamo chiamare proprio vertici. Potrete già quasi disegnare le due iperboli e i due vertici sono questi due. Come ultima cosa ci sforziamo di trovare i fuochi. Ok? Ah, tra l'altro una cosa, ragazzi. Vivendo lungo l'asse orizzontale non hanno intersezioni lungo l'asse verticale. Quindi non dobbiamo fare intersezione x e y. Se vive sulle x, non vive sulle y. È il contrario. Perché vive a sinistra e a destra. Troviamo i fuochi. Allora, la relazione qual è? C alla seconda uguale? Più b alla seconda. C è più grande di a e di b, eh? Quindi è tutto con la somma. Quindi verrà... quanto? A alla seconda quanto fa? Un terzo. E B alla seconda? No. 3. Ma quindi, prof, è uguale B alla seconda più alla seconda? Cioè, se scrivessimo B alla seconda più alla seconda? Beh, ovviamente la somma è commutativa e quindi che tu faccia A alla seconda più B alla seconda, B alla seconda più B più alla seconda uguale. Quanto fa un terzo più 3? 10 terzi. E quindi C cosa farà mai? La radice di 10 terzi, che poi sempre qualche buon'anima mi dice più o meno quanto fa. Più o meno dovrebbe fare 1,8, penso. 1,82. Valori approssimati servono sempre per capire dove disegnare i nostri fuochi. Allora, intanto che siamo qua, troviamo anche l'eccentricità di questa iperbole, perché abbiamo appena trovato C. L'eccentricità quanto vale? Era mica? È sempre C su A. Quindi, con la calcolatrice, ragazzi, non metto i valori approssimati, eh? Faccio la radice di 10 terzi diviso A, che è la radice di... 1 diviso 3, quindi un terzo. Allora, ovviamente, se uno fa bene i calcoli, viene la radice di 10. E questo è il risultato esatto. E la radice di 10 farà 3,16. Questa è l'eccentricità.
Allora, ci piace? Sì, perché nell'iperbole è maggiore di 1. Ma se vi... diciamo anche maggiore di 0. Vabbè, allora, se viene maggiore di 1, ovviamente è maggiore di 0. No, deve venire maggiore di 1, nel senso che se Filippo ti viene 0,3, c'è qualcosa che non va. Andiamo su e disegniamo. Allora, i fuochi dove sono quindi? Quanto vale la semidistanza focale? Più o meno 1,82. No, C è un numero positivo. 1,82. C vale 1,82. Quindi i fuochi hanno come semidistanza focale, allora 1 e me, quindi il fuoco sta qua. Ma sta anche di là. Allora, tanto per capirci, andiamo a zoomare così rispondo alla domanda di Alex, che mi aveva detto, ma A e C, graficamente, dove sono? Allora, intanto B è scomparso. Infatti si chiama, poi diventa un semiasse immaginario. Però, allora, la distanza che c'è tra l'origine e il vertice, cioè questa, oppure questa, questa è A, ok? Invece la distanza che c'è tra l'origine e il fuoco vale C, perché è la semidistanza focale, quindi è anche questa. E come vedete C è più grande ed è anche più grande di B. Ah, quindi B è più grande di A. B in questo caso è più grande di A, ma non interessa. Qui B, ragazzi, non serve praticamente quasi a niente. Infatti ci dividiamo tra vertici reali, che posso disegnare, che sono quelli verdi, e vertici immaginari, che uno può disegnare. Ok? Ve lo dico, l'asse immaginario esiste qua. E vale, cos'era? Più o meno radice di 3, no? B cosa faceva? Radice di 3? Sì. Quindi radice di 3 c'è, ve lo disegno. Ve lo disegno in nero. Radice 3, quindi 1 e 7. Il primo asse, il primo vertice immaginario è qua. Il secondo vertice immaginario è qua. Ok? Tanto lì non ci passa. E l'iperbole come va? Ve la disegno in verde. Allora, vicina le asintoti, si avvicina sempre a infinito di più. Poi si stacca, va sul vertice e poi sale per avvicinarsi. E dall'altra parte cosa succede? La stessa cosa. Quindi, molto vicine le asintoti, si stacca per andare qui e poi pian piano si riavvicina. Quindi, ovviamente per fare un disegno sensato bisognerebbe prendere altri punti, però se vi chiedo un disegno qualitativo dell'iperbole, riferite agli asintoti, e qui gli asintoti sono quelli blu, ok? Il disegno dell'iperbole riferito agli asintoti è finito qui.